Yes. Ciao amici del canale, oggi ci troviamo in Marocco a Chaouen. Excuse me, Chaouen è la città blu del Marocco, una città molto bella, antica, che ha delle strade stupende. Cari amici, siamo arrivati a Chaouen e stiamo andando verso il centro storico e l'antica città. Chaouen, città di interesse storico, paesaggistico e culturale. La città, fondata nel 1471 da esiliati andalusi, musulmani e ebrei fuggiti dall'Andalusia, fu un protettorato spagnolo fino al 1956. Città dai colori azzurri ha le sue strade di interesse fotografico che ne fanno una delle città più interessanti del nord del Marocco. Come vedremo più avanti, andando su per il centro storico. Qui siamo nella piazza di Chaouen, bellissima piazza medievale con molti locali, ristoranti, souvenir, molto bella. È un panorama mozzafiato. La piazza di Chaouen con la sua moschea molto 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 suggestiva e bella. Consiglio a tutti gli amici di fare una visita prima o poi, resterete incantati. Marocco Mon Amour. Siamo in uno dei vicoli di Chaouen, molto bello e affascinante, è pieno di turisti. Qui siamo in un laboratorio artigianale antico dove si fila la lana che serve per molti usi, dai tappeti al jilaba per uomini, come poi in seguito vi mostreremo nelle bancherelle dei mercati. Allora.
Qui siamo in uno dei vicoli di Shaowen, dove ci sono i mercati all'aperto, qualcosa veramente di spettacolare. C'è di tutto, dalle stoffe ai gioielli, agli argenti, all'artigianato. Come potete ammirare, sono dei posti veramente, veramente incantevoli. C'è di tutto. Ecco, vi mostro adesso i tessuti di quel lavoro che stavano facendo prima, dove filavano la lana. Questo è il prodotto finito. Ecco, adesso vi mostro su questa bancarella i tessuti del laboratorio dove preparavano i fili della lana. Continuiamo a vedere tutti i tessuti che vengono fatti rigorosamente a mano. Siamo a Shaowen, la città blu, la perla blu del Marocco. È una città tipicamente coloniale spagnola. È stata abitata dagli spagnoli, che ne hanno fatto una fiorente città commerciale. A Shaowen, la città blu del Marocco, la perla blu, è qualcosa di veramente meraviglioso. Questa città ai tempi fu colonizzata dagli spagnoli, che ne fecero un centro fiorente e altamente commerciale. Da quel momento Shaowen non si è più fermata, è una città visitata da moltissimi turisti. E io è la seconda volta che ritorno in questa città e ci verrei altre 1000 volte, perché ogni volta è una sensazione diversa. Come vedete, la mia operatrice vi sta mostrando un bar che si trova alle foce di un torrente, dove scorre dell'acqua fresca che è di refrigerio durante l'estate. È qualcosa veramente di allucinante. Questi sono dei costumi tipici marocchini. Guardate che bellezze. Belli, belli veramente. Questi sono i cappelli fatti a mano di paglia, adornati di tante colori e palline di cotone tipiche della zona. Guardate che meraviglia, la gente che in questo periodo si avvicina al torrente per prendere qualche foto e poi ristorarsi in un bel bar terrazzo. Che meraviglia, ragazzi. Immaginarsi qui è qualcosa di veramente esaltante, stupendo, meraviglioso, paradisiaco.
a dir poco. Io resto ogni volta che vengo sempre incantato. Ecco, adesso vi mostro Amal con sua sorella e suo fratello, che tutte le volte che noi visitiamo questo posto non possono fare a meno di scendere in questo meraviglioso ruscello ristorante. Provate a immaginare cos'è questo. È un frigorifero a tutti gli effetti, perché l'acqua che sgorga da questo ruscello è veramente gelata e fa sì che tutte le bevande e i frutti ghiacciano come un frigorifero. Di nuovo la donna che veste per le foto, tutti i turisti che desiderano portarsi un bellissimo ricordo da questo meraviglioso posto. Adesso vi mostro come vestono i turisti per le foto. Questa è Amal. Amal, guardate un po' che meraviglia. Continuiamo a farvi vedere questo posto incantevole, con la gente che scende verso il ruscello ristorante, bar, per rinfrescarsi un po' e ossigenarsi quando c'è molto caldo. Questo è anche il Marocco. Guardate che meraviglia. Turisti dediti allo shopping, guardate che meraviglia, ragazzi. Proprio una meraviglia. Questo è un teatro all'aperto, un luogo incantevole dove si tengono degli spettacoli all'aperto ogni sera. Ecco la piazza che si riempie di turisti. È una meraviglia vedere tutte queste persone sedute al sole. E qui c'è anche la possibilità di prendere e gustare degli ottimi cibi, quindi vi consiglio a tutti gli amici di fare prima o poi una bella vacanza in questo splendido. Adesso vi mostro alcune foto di Shawen.